fire places made us strong together. Every day we told each other to be friends forever. Mistakes and troubles didn't bring us down. Whoa, whoa, whoa. Friends and lovers just fooling around. Whoa, 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 whoa. We got the passion, we got the love. The night is young and we will not fall. You better follow us and spread the word. Oggi si sta tenendo l'evento conclusivo del progetto Biopolis, un progetto per la bioeconomia e il territorio in cui abbiamo realizzato la valorizzazione del territorio attraverso il recupero di aree marginali non utilizzabili per l'agricoltura e l'ottenimento di biomateriali con applicazioni in settori industriali quali l'automotive e il settore dell'imballaggio, sviluppando dei processi biotecnologici e dei sistemi biotecnologici nuovi, sostenibili, che consentono di avere un minore impatto ambientale rispetto ai sistemi di conversione convenzionale per l'ottenimento di biomateriali green in una visione di Polis Bio. Noi ci siamo occupati di sviluppare dei nuovi materiali a partire da risorse rinnovabili, quindi di biopolimeri, che possono essere applicati in diversi ambiti industriali. C'è un forte interesse a livello europeo, a livello mondiale, di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, e questo progetto è stata una grande opportunità per il territorio campano di realizzare prodotti con i polimeri che abbiamo sviluppato nel progetto. Ci siamo interessati in questo progetto di identificare le aree e le potenzialità del territorio della nostra regione di produrre biomasse per la conversione in bioplastiche. Dalle nostre analisi abbiamo verificato che esistono circa 500.000 di tonnellate di biomasse lignocellulosiche prodotte dal settore forestale, dal settore frutticolo, i tralci di potatura per intenderci, che contengono una quantità di cellulosa che può essere utilizzata per produrre bioplastiche. Poi esistono oltre 100.000 ettari di suoli ormai abbandonati, incolti, che potrebbero essere utilizzati con colture poliennali come il cardo da olio, come la canna comune o la cannuccia da palude, la Phragmites australis, che potrebbero contribuire a sostenere le esigenze di cellulosa di una bioraffineria. Nell'ambito del progetto Biopolis, SAP ha potuto perseguire quelle che sono un po' le necessità di mercato, ovvero nell'utilizzare materiali a basso impatto ambientale e riciclabili e nel realizzare componenti a minor peso.